Questa crisi infinita della giunta del capoluogo quindi ha trovato una soluzione. Sono stati mesi difficili, sindaco, è così? Sono stati mesi impegnativi perché comunque eravamo sotto organico, non solo come dipendenti comunali ma anche come giunta, e quindi abbiamo fatto tutti tanti sforzi in più. Ora è arrivato il momento per la città di Biella di avere un numero di assessori adeguato. Oltretutto andiamo a 9 assessori come Vercelli, ma con i costi ridotti, perché 2 assessori sono dipendenti e verranno tagliati del 50% le spese. Sicuramente il numero degli assessori così farà parlare molto sia le minoranze che però intanto la soluzione è stata trovata, ma prima ancora dell'esterno, anche in Lega, insomma, pare che nella serata di ieri il commissario Michele Mosca, che tanto aveva così annunciato il fatto di essere contrario ai 9 assessori, abbia anche tentato di così sottolineare che il suo disaccordo. Lei però, sindaco, questa volta è stato detto. Durante la riunione nel nostro partito abbiamo fatto una chiara discussione dove abbiamo esaminato tutti i punti di questo accordo, che è un accordo che, come ho detto tante volte, perché un accordo funzioni deve avere tutte le parti che non sono soddisfatte, ma insoddisfatti parzialmente, perché altrimenti se c'è una parte soddisfatta e una no, non è un accordo buono. C'è poco da fare, anche a noi sarebbe piaciuto valorizzare ancora di più, ma noi siamo in una coalizione e dobbiamo rispettare tutti, quindi ogni parte ha la sua dignità. Guadagna un posto uno Fratelli d'Italia, guadagna un posto uno la Lega, andiamo a assegnare le deleghe in modo più equilibrato, faremo in modo di essere ancora più efficienti, risponderemo ancora di più ai cittadini. Adesso può tirare un po' un sospiro di sollievo? Ah, quello no, guardi, quello no, perché allora non è una questione di sopravvivenza, è una questione di dare alla città le risposte migliori, perché noi avremmo potuto tranquillamente arrivare alla fine del mandato anche in queste condizioni, però non sono condizioni di efficienza e di funzionalità che la città merita. Sia chiaro, non è una questione per non andare a casa. Anche i più stupidi o i più fortemente politicizzati che vogliono criticare nel loro intimo, nella loro testa, sanno che se le forze dei miei alleati mi avessero voluto mandare a casa, mi avrebbero mandato a casa a giugno, luglio, agosto, settembre, non sarebbero arrivati fino a 8 mesi. Sempre continuato. Sindaco, tanti penseranno e diranno: in questo momento storico, crisi, guerra, voi comunque cercherete di tagliare gli stipendi? Ma non c'entra nulla. Allora, in questo momento storico, il famoso aumento che è strombazzato da me su tutti i giornali di migliaia di euro, che non è neanche così, è una cifra che il governo ha stanziato per i sindaci, una proposta legislativa del governo per portarli. Allora, ricordiamo tutti, cari signori, che il sindaco è l'unico sottopagato, ma veramente sottopagato. Non tutti sanno, anzi non sa quasi nessuno, che non c'è nessun contributo pensionistico. Come al solito, sindaco, le diamo la possibilità di replicare a questi attacchi. Allora, intanto oggi è una buona giornata per la giunta del capoluogo, che ha ritrovato insomma la sua forma, la sua stabilità. In bocca al lupo, buon lavoro, sindaco. Grazie, grazie. Arrivederci. Arrivederci.